questo convegno è il sesto che io organizzo e che ho già deciso che questo sarà anche l'ultimo che organizzo. Potrò partecipare forse a altri convegni, ma non ne organizzerò più. I primi due sono stati convegni che ho organizzato a casa mia con una ventina di persone per dialogare sulle vedute che andavo maturando. Il terzo, il quarto e il quinto invece sono stati convegni ripresi e messi su YouTube e che quindi hanno circolato per l'Italia suscitando polemiche, eccetera. Questo convegno ho avuto difficoltà a organizzarlo come un convegno pubblico con un adeguato numero di persone e allora ho desiderato tornare alle origini con un piccolo convegno di una ventina di persone con le quali dialogare. Una svolta decisiva c'è stata quando Ivan Basana, presidente di EDIPI, ha detto: desidero venire anch'io e portarci il nostro teologo di riferimento, che è Mark Surey, e lo faccio venire appositamente dall'Inghilterra per il convegno. A quel punto io ho considerato che non era più il mio convegno, ma il nostro convegno, e che quindi dovevo aprirmi anche a farlo riprendere e a pubblicarlo su YouTube. E perciò è un convegno, diciamo, che ha una doppia natura. Da un lato è un piccolo gruppo di persone che si conoscono per lo più, dall'altro c'è quest'altra dimensione pubblica. E c'è questa presenza di Mark Surey che, essendo un teologo di origine ebraica e essendo il Vangelo di Matteo rivolto ad ebrei, era, diciamo, particolarmente indicato per poter esprimere un suo parere. Riguardo al libro, il mio interesse per il Vangelo di Matteo è cominciato 50 anni fa, perché il Vangelo di Matteo è stata la prima parte della parola di Dio che ho letta, e ci ho sempre trovato delle frasi stupende e dei nodi insolubili. E ho continuato a rifletterci finché 12 anni fa ci ho cominciato una serie di predicazioni, con le quali però mi sono reso conto che non era possibile comprendere il Vangelo di Matteo se non si capiva prima l'Antico Testamento. Allora ho fatto il riassunto dell'Antico Testamento, poi il senso della vita di Gesù era chiaro dopo la sua ascensione. Quindi i Vangeli sono scritti nell'ottica del dopo l'ascensione, e quindi era utile vedere il libro degli Atti. Siccome io avevo un approccio di continuità fra Antico e Nuovo Testamento, mi veniva opposta la lettera agli Ebrei come testo che invece dichiarava la discontinuità del nuovo patto, la discontinuità del nuovo sacerdozio. Ora, proprio il primo convegno che avevo organizzato era sulla lettera agli Ebrei, e per me la lettera agli Ebrei si può e si deve leggere come un documento che sostiene la continuità, e però per dimostrarlo appunto bisognava fare il solito percorso, riassunto dell'Antico Testamento e gli Atti.
Ora ero arrivato al punto di fare la lettera agli ebrei, ma non potevo continuare con il Nuovo Testamento senza aver affrontato i Vangeli. E allora ecco questa necessità, 3 anni fa, di fare uno studio sul Vangelo di Matteo, che può essere considerato come la prima lettera agli ebrei, perché è diretto agli ebrei. E ci ho impiegato 3 anni e per dare una spiegazione che ritengo sintetica di ciò che dice il Vangelo di Matteo, per farlo comprendere, mi ci sono volute 500 pagine di libro, cioè poco meno che il riassumere tutto l'Antico Testamento. Quindi in prossimità dell'uscita del libro volevo proprio dialogarne con gli amici. Però a tutti quelli che ascoltano i miei convegni, io dico e ripeto che una comprensione ordinata e efficace di ciò che voglio dire non si può avere ascoltando argomenti particolari, cioè, si può avere soltanto prendendo i miei libri e avendo la pazienza di leggerli con calma.